Si è chiuso domenica il Festival della Salute, la Tre Giorni organizzata in collaborazione tra il Comune e la Regione Toscana, che ha visto oltre 60 incontri nelle due location dell'Auditorium Caruso di Torre del Lago e le sale congressi del Principino. Nella giornata conclusiva, il dibattito sicuramente più legato all'attualità è stato quello che ha visto sul palco il sindaco di Viareggio, Giorgio De Ghingaro, insieme al responsabile di malattie infettive dell'ospedale San Luca, Sauro Luchi, e l'immunologa di fama internazionale, Antonella Viola, dell'Università di Padova. Un incontro che aveva al centro le prospettive della ricerca italiana. In questo contesto, il sindaco ha descritto gli interventi che verranno realizzati sul territorio in materia di sanità grazie ai fondi del PNRR. L'intervento della professoressa Viola è stato focalizzato sulla funzione dei vaccini, su come si è arrivati alla loro produzione, ma soprattutto sulla loro sicurezza, anche per quanto riguarda la vaccinazione degli under 12 che sta partendo in questi giorni negli Stati Uniti. La vaccinazione è sempre preferibile all'infezione, anche nei bambini. È vero che nei bambini il rischio di avere un Covid severo è basso, però non è zero e quindi i bambini ricoverati negli ospedali ci sono. In Inghilterra sono aumentati del 34% rispetto a gennaio, quando c'era quindi il picco dell'ondata, proprio perché loro non sono vaccinati. Quindi anche il bambino viene ricoverato e può finire in terapia intensiva, che è una cosa ovviamente che nessun genitore vuole. È anche sempre meglio perché noi non sappiamo quali possono essere gli effetti dell'infezione naturale a lungo termine. Io ho passato tutta la mia vita, ho 52 anni, ho passato tutta la mia vita dai 18 anni finora a studiare immunologia, a studiare i vaccini. Quando questi vaccini sono stati prodotti ho letto tutti gli studi, gli effetti collaterali, ho proprio avuto accesso a tutti i documenti di Pfizer, di Moderna, quindi davvero ne so più, veramente poche persone al mondo ne sanno di più su questi vaccini. Ebbene, io ho vaccinato non solo me stessa, ma anche i miei figli, quindi questo vuol dire che ci credo veramente che i vaccini sono sicuri.